A poco più di un mese dal sequestro del Delfico da parte della magistratura, la provincia di Teramo ha ricollocato circa 1.200 persone tra studenti, personale amministrativo, ATA e docenti. Il sequestro avvenuto il 3 ottobre ha colpito il cuore del centro storico del capoluogo, ma a partire da oggi gli studenti del convitto Delfico, tra cui quelli del liceo scientifico, delle scienze applicate, liceo scientifico tradizionale e liceo coreutico, hanno trovato accoglienza presso le nuove sedi, l'ex consorzio agrario su Viale dei Tigli, il Pascale e il Forte in Via Cona. Siamo riusciti a ottenere il risultato che avevamo nel nostro cuore, nel nostro animo, cioè far tornare i ragazzi a scuola la mattina. Lo abbiamo fatto con puntualità nella data dichiarata un mese fa. Abbiamo lavorato estremamente, ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per ottenere questo risultato, dal personale, ai miei consiglieri, alle imprese. Comunque i ragazzi questa mattina sono a scuola, gli spazi scolastici idonei e l'obiettivo di breve periodo è stato raggiunto. Ora siamo proiettati verso l'obiettivo di medio periodo, che è quello di realizzare l'importante istituto Jolly, chiamato così, per allocare ragazzi che saranno oggetto nelle scuole che subiranno quindi i lavori. Si parla della scuola d'Alessandro, dell'area antistante della scuola d'Alessandro. Sì, la scuola d'Alessandro è quella tra le più papabili, la scuola che abbiamo indicato come idonea perché è l'unico sito per dimensione in grado di ospitare sia il convitto sia una quarantina di aule. Naturalmente ogni altra opzione messa a disposizione dal comune sarà vagliata, ma ad oggi ancora non abbiamo risposta. Un'imponente riorganizzazione resa possibile grazie alla stretta sinergia tra gli enti e in particolare con la prefettura, che ha messo a disposizione degli studenti l'edificio dell'ex consorzio agrario, da poco ristrutturato. Giornata ovviamente di tristezza, ma anche di gioia, perché i ragazzi possono e le ragazze possono ripartire con l'attività didattica, scolastica, mattutina, in presenza, e quindi è stata una rinuncia, diciamo così, della prefettura a rinviare di circa un anno il proprio trasloco presso la sede dell'ex consorzio, ma l'abbiamo fatto volentieri per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Non è una soluzione ovviamente perfetta, ci saranno sicuramente delle cose da migliorare o da sistemare o da aggiustare, ma intanto si riparte e poi vediamo cosa succederà.